Benvenuti all'appuntamento mensile di strategia da parte di Pictet Asset Management. Premesso che quasi nessun investitore rimpiangerà l'avvicinarsi della fine di quest'anno straordinariamente difficile, la fase finale del 2022 sta vedendo un recupero importante sui mercati finanziari. Sulla scia di un crescente ottimismo su un possibile scenario di soft landing, ovvero di atterraggio morbido dell'economia americana, abbiamo assistito in questo scorcio finale dell'anno ad un recupero sincrono dei mercati azionari e obbligazionari globali. Il dato sull'inflazione americana pubblicato a novembre e relativo al mese di ottobre ha sorpreso al ribasso e in calo di mezzo punto dall'8.2 al 7.7 rispetto al mese precedente, alimentando non solo le speranze che il picco di inflazione sia ormai alle spalle, ma che la discesa verso livelli consistenti con gli obiettivi della Fed possa essere più rapida del previsto. L'incertezza al riguardo è tuttavia ancora estremamente elevata, frutto di un ciclo economico anomalo negli Stati Uniti, in gran parte a causa di inflazione unica nel suo genere e nelle sue radici. Jay Powell, nella recente audizione presso The Brookings Institution a Washington, ne ha fatto un'analisi approfondita, scomponendone le categorie e le dinamiche. In sintesi, l'inflazione da beni nel corso del 2022 è rientrata gradualmente in misura significativa grazie all'allentamento dei colli di bottiglia causati dalla pandemia nella produzione e distribuzione dei beni. Pur essendo prematuro cantar vittoria su questa componente, è lecito attendersi, se il trend dovesse essere confermato, un contributo positivo al calo complessivo dell'inflazione di qui in avanti. L'inflazione originata nel settore immobiliare, prezzi degli affitti effettivi sommati a quelli imputati a chi alloggia in abitazioni di proprietà, resterà ancora in salita, presumibilmente anche nel 2023, ma progressivamente subirà una flessione man mano che gli affitti in scadenza vengono rinegoziati al ribasso a causa della flessione in atto nel mercato immobiliare. La terza componente, quella legata agli altri servizi, che ne ricomprende un'ampia gamma, dalla sanità all'educazione, ai servizi alberghieri e molti altri ancora, è la categoria più importante per dimensioni e i salari ne sono la voce di costo principale. Il mercato del lavoro e le sue dinamiche rappresentano quindi il fattore chiave per analizzare le prospettive inflazionistiche dell'economia americana. Il dato preoccupante è rappresentato dal fatto che, in base ai numeri suggeriti da Powell, il mercato del lavoro americano ha perso nell'epoca post-pandemica e a vario titolo 3,5 milioni di lavoratori. Le aspettative di molti economisti, e inizialmente della Federal Reserve stessa, di un rapido recupero di questa forza lavoro è rimasta ampiamente disattesa e il differenziale fra domanda e offerta di posti di lavoro nell'economia americana è ora a livelli storicamente mai registrati. Per ogni persona in cerca di occupazione sono oggi a disposizione nell'economia americana 1,7 posti di lavoro. Il ribilanciamento del mercato del lavoro è quindi necessario per consentire il rientro dell'inflazione negli Stati Uniti. Se questo possa avvenire tramite una crescita del tasso di partecipazione alla forza lavoro o, in mancanza di ciò, debba passare attraverso una recessione indotta dalla Federal Reserve, resta la grande incognita per l'anno prossimo. In Europa le dinamiche inflazionistiche restano ancora particolarmente elevate. 10.6 il dato relativo al mese di ottobre, con il picco atteso nei mesi iniziali del 2023. Tali dinamiche sono legate in Europa in maniera molto più importante che negli Stati Uniti all'escalation dei costi energetici, su cui le banche centrali poco possono fare, ma il rischio di un'inflazione più persistente a causa dei cosiddetti second round effects è stato recentemente sollevato da diversi esponenti della Banca Centrale Europea, da ultimo Philippe Lane, una delle colombe del direttorio. Questo fa presagire la volontà della BCE di proseguire nella stretta di politica monetaria, nonostante i rischi di un brusco rallentamento dell'economia europea nella prima metà dell'anno prossimo. Il forte recupero sincrono dei mercati azionari e obbligazionari europei nelle settimane recenti sembra dunque eccessivo in questo contesto. Infine la Cina, dove si cominciano a intravedere segnali incoraggianti, nonostante i dati macroeconomici ancora non riflettano le dinamiche in atto.
A dispetto dell'esito del congresso nazionale del Partito Comunista Cinese di fine ottobre, che sembrava far presagire una posizione di intransigenza incrementale a livello sanitario, ossia di ulteriori restrizioni sul fronte Covid, si sta invece assistendo nelle ultime settimane a un graduale allentamento delle misure restrittive e alla volontà espressa dal Politburo di implementare nel corso del 2023 uno stimolo monetario mirato ma robusto, con l'obiettivo di una crescita del prodotto interno lordo del 5% per l'anno prossimo. In definitiva, nonostante il rimbalzo dei mercati degli ultimi due mesi, la situazione rimane ancora molto incerta. Pur favorendo lo scenario di soft landing dell'economia americana e di una recessione poco profonda in Europa, restiamo della sensazione che i mercati finanziari abbiano riprezzato troppo rapidamente ed aggressivamente questo scenario, alimentando il rischio di un pushback delle banche centrali rispetto al forte allentamento delle condizioni finanziarie avvenute durante gli ultimi due mesi.